Ma io credo che sia un ruolo fondamentale perché l'Africa è uno dei due termini del progetto, l'Europa e l'Africa. L'Europa vuol dire anche l'Italia, vuol dire anche la Sicilia, vuol dire un reticolo di interessi che ha una visione geografica ma anche una visione politica e culturale comune. E l'Africa è l'altro protagonista. Il protagonista direi referenziale centrale, perché oggi il continente africano, le popolazioni africane costituiscono una realtà di grande interesse dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista economico. E le due cose sono profondamente unite. Non esiste possibilità di sviluppo economico che non abbia un versante, non abbia una centralità di tipo culturale. Questo progetto vuole stimolare i due partenariati, culturale ed economico. Beh, sicuramente sì, tant'è vero che noi da sempre, fin dal primo forum, abbiamo l'abitudine almeno 2 volte l'anno di incontrare a Roma gli ambasciatori africani accreditati presso la Repubblica Italiana insieme ai rappresentanti italiani presso le agenzie internazionali intergovernative come l'UNESCO e la FAO per discutere insieme a loro i temi che saranno oggetto del forum, facendo anche all'inizio una valutazione del forum precedente e raccogliendo di volta in volta, step by step, suggestioni, riflessioni, critiche, osservazioni da parte degli ambasciatori africani in direzione delle diverse iniziative che di anno in anno poniamo all'attenzione del forum. Questo è uno decisamente degli obiettivi finali di questi incontri. È un lavoro che richiede anche una forte sensibilizzazione culturale, sia dal punto di vista della cultura d'impresa, sia dal punto di vista della valorizzazione dei prodotti. Faccio un esempio. In Africa ci sono sconfinate estensioni territoriali che sono anche molto fertili, che possono produrre, delle produzioni di tipo agroalimentare estremamente raffinate e sofisticate. E spesso tutto questo non viene messo a frutto perché da un lato gli abitanti dell'Africa hanno l'abitudine di produrre soltanto ciò che interessa direttamente loro per i loro bisogni. Quindi credo che sia fondamentale cominciare a aiutare queste popolazioni, questi paesi a sviluppare una cultura d'impresa che in qualche modo li aiuti a sviluppare i prodotti e anche a commercializzarli. In questo senso, un'iniziativa come questa di Taormina può servire a dare uno sviluppo anche futuro a queste attività e quindi occupazione, lavoro, ricchezza al popolo africano. Ma vede, se c'è una regione d'Europa o d'Italia che ha vissuto in qualche modo negli anni anche recenti una drammatica esperienza come quella che lei in questo momento attribuisce all'Africa, agli africani e alla Sicilia, cioè quella di vedere sfruttare le proprie risorse, le proprie capacità, le proprie intelligenze senza mai lasciare niente sul territorio. La Fondazione Banco di Sicilia, che ha promosso questa iniziativa, è fortemente convinta di tutto questo e quindi ciò che tenta di realizzare è un'attività, è un progetto che in qualche modo lavorino stabilmente sul rispetto reciproco, ma soprattutto sulla valorizzazione delle capacità reciproche. Il problema non è, ancora una volta, di commettere l'ennesimo errore dell'Europa evoluta nei confronti del continente africano, anche perché io credo che ormai tutti hanno raggiunto una sufficienza maturità per capire qual è il confine fra lo sfruttamento e la valorizzazione, quindi non credo che ci siano più margini. Per
lo sfruttamento. Credo che ci siano margini molto ampi per la valorizzazione, ma questo passa soprattutto attraverso una presa di coscienza degli africani di queste loro potenzialità e una valorizzazione delle loro capacità e dei loro talenti in funzione di una migliore organizzazione del loro territorio, della loro impresa, delle loro risorse. Per poter essere protagonisti del proprio destino bisogna avere la convinzione della propria intelligenza, ma saperla anche utilizzare e sfruttare al meglio, per poter, da un lato, far capire agli altri qual è il confine invalicabile del rispetto della persona umana e dall'altro per portare verso gli altri il meglio di te. Ma questo è un progetto che per quanto riguarda le esperienze professionali non richiede finanziamento perché c'è una forte vocazione umanitaria e fa capo ad un organismo come la Comunità di Sant'Egidio che da questo punto di vista non fa un business ma fa un'azione di tipo solidale. Per quanto riguarda le tecnologie, siamo riusciti a trovare una struttura specializzata in questo, in piattaforme satellitari che disponendo di spazi sufficienti e liberi ha ritenuto di partecipare a questa iniziativa senza nulla chiedere in termini di ritorno economico. Forse in qualche modo nel mondo ogni tanto qualcuno che fa qualcosa senza chiedere nulla c'è, sono una minoranza, ma qualcuno c'è. Ma abbiamo in questo momento dei contatti con lo Zambia, che è quello da cui siamo partiti, c'è l'Uganda che ha dato delle disponibilità. E il problema qui principale è quello di far capire anche agli europei e agli italiani che questa è un'opportunità di tipo commerciale anche per loro, perché in cose del genere non esiste l'aspetto umanitario, anche se il problema dell'agroalimentare è legato al problema dell'alimentazione, e l'alimentazione è uno dei temi fondativi del nostro tempo. Basti pensare che l'Expo a Milano del 2015 ha come tema centrale la nutrizione, quindi la nutrizione, l'alimentazione, l'acqua, quindi è un tema particolarmente sentito questo. Però è un tema che purtroppo è molto spinto sul versante economico-commerciale, che richiede quello che dicevo qualche minuto addietro, cioè che si sviluppi una cultura di impresa nel territorio africano e che si trovino partner italiani e europei interessati a questo rapporto bilaterale con l'Africa e con i suoi produttori. Ma guardi, io quello che le posso dire in questi anni di esperienza è che c'è una risposta positiva sicuramente da parte delle classi dirigenti, dall'altro lato c'è una crescente attenzione da parte della società civile africana. In questi anni ho visto crescere non soltanto i rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti di organizzazioni non governative o di organizzazioni di natura sociale che hanno dato un contributo e che sono presenti a Taormina.